Trovare una nuova sorgente. Perseveranza. C'era una volta un mercante che stava conducendo una carovana in un altro paese per vendere le sue merci. Lungo la strada arrivarono al confine con un aspro deserto di sabbia ardente. Si informarono e seppero che durante il giorno il sole riscaldava la sabbia fine finché diventava calda come un tizzone di carbone, così che nessuno poteva attraversarlo, neppure torelli o cammelli. Così il capo carovana ingaggiò una guida del deserto, uno che sapesse seguire le stelle così che potessero viaggiare durante la notte, quando la sabbia si fosse raffreddata. Essi iniziarono il pericoloso viaggio notturno attraverso il deserto. Un paio di notti dopo, finito di mangiare il pasto serale e atteso che la sabbia fosse fredda, ripartirono di nuovo. Più tardi, durante quella notte, la guida che conduceva il primo carro vide dalle stelle che erano giunti presso l'altro lato del deserto. Egli aveva anche mangiato troppo, così, quando si rilassò, si appisolò. Allora i torelli, che naturalmente non sapevano mantenere la direzione guardando le stelle, gradualmente girarono di lato e percorsero un grande cerchio, sino a che finirono nello stesso luogo da cui erano partiti. A quel punto era mattina e le persone capirono di essere tornate indietro nello stesso luogo dove si erano accampati il giorno prima. Si persero di coraggio e cominciarono a lamentarsi della loro situazione. Da quando ritenevano che l'attraversamento del deserto fosse ormai finito, non avevano più acqua e avevano paura di morire di sete. Cominciarono a biasimare il capo carovana e la guida. «Non possiamo fare nulla senza acqua», si lamentavano. Allora il mercante pensò: «Se mi perdo di coraggio ora, nel mezzo di questa situazione disastrosa, la mia autorità non conta nulla. Se mi metto a piangere e a rammaricarmi della cattiva sorte e non faccio nulla, tutte queste merci e i torelli e anche la vita delle persone, incluso me stesso, potranno essere perduti. Devo essere energico e affrontare la situazione». Così cominciò a camminare avanti e indietro, cercando di pensare a un piano per salvare tutti loro. Rimanendo vigile, con la coda dell'occhio, vide un piccolo ciuffo d'erba. Pensò: «Senza acqua, nessuna pianta può vivere in questo deserto». Così chiamò i più robusti dei suoi compagni di viaggio e chiese loro di scavare il terreno proprio in quel punto. Essi scavarono e scavarono e a un certo momento trovarono una grande pietra. Vedendola, si fermarono e cominciavano di nuovo a biasimare il capo dicendo: «Questo sforzo è inutile! Stiamo proprio sprecando il nostro tempo!» Ma il mercante replicò: «No, no, amici miei! Se rinunciamo agli sforzi, tutti noi andremo in rovina e i nostri poveri animali moriranno. Facciamoci coraggio!» Detto ciò, entrò nella buca, mise l'orecchio sulla pietra e udì il suono di acqua che scorreva. Immediatamente chiamò un ragazzo che aveva scavato e gli disse: «Se tu smetti, tutti noi periremo. Così, prendi questa pesante mazza e colpisci la pietra». Il ragazzo sollevò la mazza oltre il capo e colpì la pietra più forte che poteva. E fu egli stesso molto sorpreso quando la roccia si spezzò in due e un vigoroso getto d'acqua zampillò da lì sotto. Immediatamente tutta la gente si rallegrò moltissimo. Bevvero e si fecero il bagno e lavarono gli animali e fecero cuocere il cibo e mangiarono. Prima di partire, drizzarono un alto stendardo perché altri viaggiatori potessero vederlo da lontano e raggiungere la nuova sorgente in mezzo al deserto di sabbia rovente. Poi continuarono al sicuro sino alla fine del loro viaggio. La morale è: non rinunciate troppo facilmente. Perseverate finché non avrete raggiunto la meta.